Le origini sono del XII secolo, si erge su una collinetta a ridosso dell'antica via che da Pesaro andava verso Urbino. Si forma intorno alla pieve di San Gaudenzio. Il primo documento cui viene citato il castello risale al 2 dicembre del 1216. Per avere informazioni grafiche esatte dobbiamo arrivare al 1850 circa con il catasto pontificio e i disegni di Romano Liberani, architetto e scenografo, che riproduce in maniera dettagliata degli scorci di Montefabbri. Dal disegno della porta vista dal nord sono evidenti strutture oggi scomparse. Il passaggio dalla strada alla porta è sorretto da un arco. Prima doveva esserci un ponte levatoio. Le tracce sono ancora visibili sul muro del levatoio, dove si può notare l'asse inclinato della strada e la prima parte dell'arco, inglobati ora nella muratura. Sulla sinistra della porta, ad essa addossata, si vede un edificio che doveva essere il posto di guardia. Sulla parte destra, invece, era presente un loggiato, oggi scomparso, come la piccola edicola sul muretto d'ingresso. Dai disegni della porta si nota in secondo piano anche l'importante facciata del palazzo comunale, oggi diventata un'abitazione privata. Si può anche notare la presenza dell'orologio civico che dopo la dismissione dell'edificio è stato collocato nella torre campanaria. Questo è evidente nei disegni del campanile del Vinguzzi, non era presente mentre ora c'è. Nell'attuale edificio privato si può notare ancora un elemento circolare in mattoni dove era posizionato l'orologio. La pieve di San Gaudenzio è l'edificio che ha subito le minori trasformazioni. La struttura è uguale a quella attuale, leggermente modificata è la scalinata davanti all'ingresso. Un particolare interessante è invece il passaggio dal palazzo del conte Paciotti alla pieve. Questo permetteva allo stesso signore e ai suoi familiari di partecipare alle funzioni religiose da un accesso privilegiato. Il passaggio non esiste più, ma nella muratura della pieve è ancora visibile il punto d'attacco. Il palazzo. Come si vede dalla mappa del catasto pontificio, il palazzo del conte Paciotti era importante, di grandi dimensioni. Interessava l'attuale edificio che occupa il bar, quello successivo, una parte demolita fino alla via che scende verso le mura. Dalla parte opposta si affacciava sulla piazzetta, molto interessante questa parte dell'edificio, perché è composta da un loggiato ad archi di sicuro effetto scenico architettonico. Attualmente si può solo intravedere nella casa di sinistra il primo degli archi che costituivano il loggiato. Lo scrigno di Montefabbri ha svelato solo una parte dei suoi segreti. I disegni dei Liberani sono stati pubblicati per la prima volta dal giornale Il Paese a cura dello storico degli Obischi negli anni 80. Questo video lo vorrei dedicare a una grande persona scomparsa ormai da qualche anno, appassionato di storie locali, che aveva scritto anche una bellissima pubblicazione proprio su Montefabbri, da cui abbiamo tratto delle informazioni, un amico, Leonardo Moretti.